Ciao ragazzi, sono Sid con il mio pessimo inglese e la mia pessima qualità video. E sono qua per che erano un paio di mesi che non facevo video, quindi innanzitutto per ringraziarvi, per salutarvi e per farvi due piccoli regalini, farli a voi e poi farli anche a me. Allora, andiamo subito a vedere il prima spieghiamo perché vi sto facendo dei regali. Perché come voi sapete, guardando per intero uno spot pubblicitario su YouTube o cliccando su un banner o su altre cose, a chi ha creato il video arriva un piccolo, minuscolo, infinitesimale compenso monetario. Sono circa un 6 mesi che ho questo canale su YouTube, ho fatto un 140.000 circa visualizzazioni, che per me sono ovviamente tantissime e forse anche abbastanza immeritate, e quindi mi è arrivato un piccolo compenso da YouTube. Chiusa parentesi. Detto questo, non parlo di cifre perché sarebbe volgare, ma parliamo veramente di una micromanciata. Micromanciata che potevo decidere se spendere per, non so, prendermi due moretti al kebab bar e sbronzarmi una sera, o invece se provare a reinvestire nel canale con l'idea anche di fare un regalo sia a me per il lavoro che ho fatto, ma anche a voi per il sostegno che mi avete dato, e quindi provare a migliorare la qualità dei video che avete visto fino ad oggi. Insomma, vabbè, ho anche rotto i coglioni anche troppo. Andiamo subito a prendere le forbici assassine che ci aiuteranno in questo splendido unboxing, e comincerei dal primissimo pacchetto. Io cerco di oscurare dati sensibili. Questo è per i miei fans. Sull'altro c'è scritto "ma anche per me", da me ma anche da voi. Ciao Sid. E unboxing. Unboxingiamolo. Allora proviamo a mettere un po' per così. Sapete che io faccio degli unboxing assolutamente eleganti. Ecco, l'abbiamo un po' puntellata, ma c'è un po' scritto per così. Io ho visto che cosa c'è. Vediamo un po'. C'è della carta. Tanta anche. No, neanche tantissima. Carta che non utilizzerò neanche per farci filtri, troppo leggera. E da, tanti auguri a noi. Questa è una telecamera che dovrebbe fare video in HD e anche avere un microfono integrato abbastanza buono. Questo perché la mia qualità è una merda, e niente, ho speso veramente poco. L'ho presa nuova su Amazon, 22-23 euro. Microsoft Lifecam HD 3000. Boh, 3000 è un numero grosso, quindi mi sono detto sarà bella. E questa c'è, quindi potrò riprendermi meglio nell'ottica di fare un po' di streaming, insomma, di cominciare a fare streaming da verso la seconda metà di ottobre, quindi tra pochissimo. Andiamo con il secondo pacchetto. Questo arriva invece da Poste Italiane, perché è un prodotto che ho comprato usato, che ho trovato ad un prezzo veramente conveniente. Questo lo apro con un po' più di cautela perché è il pezzo grosso, quello che ho pagato un pochino di più. E ragazzi, state pronti perché questo è un regalo per me, ma anche per voi. La telecamera, insomma, è vero che la uso io, ma non è che la uso per vedermi, che me ne frega a me di vedermi. Quindi sono davvero dei regali che ho pensato di fare a metà, un po' anche per ricompensare coloro che mi hanno seguito fino ad ora. Sono dentro una serie di pezzi inutili che vedo, e si comincia a vedere un pezzettino. Abbiamo dentro del cartone, oh oh! E altro cartone, wow, mucchio di cartone. Anche magari fossero cartoncini dell'SD, che almeno ci divertiamo un po'. Ta 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 ta. È arrivata l'Elgato Game Capture HD. Non è l'ultimissimo modello, è quello prima. Dovrebbe andare benissimo per Wii U, ma anche per Switch. Non vedo l'ora di provarla. Stasera comincerò a fare dei test. Se riesco manderò in streaming l'allenamento Element di questa sera. Intanto mostriamo questo prodottino che ci sto regalando, che ci stiamo regalando. Però cosa da dire? No, niente, allora collegherò il tutto e proverò a fare un po' di streaming su Twitch, main webcam, più streaming finalmente di alta qualità da il mio Nintendo Switch senza riprendere con il mio Huawei. Non è detto che il computer riesca a reggere il tutto, perché è un computer veramente vecchio. Non riuscisse a reggere il tutto il mio computer, che si fa? Compro un nuovo computer.
In tal caso, ho da qualche soldino da parte, dovrò svenare il mio conto. Non ne capisco un cazzo di computer. Quindi, se volete darmi consigli, il budget è di vorrei non sforare 500 € e riuscire a portarmi a casa un PC con cui riesco a streamare. Non ho particolari pretese di qualità, però dovrei riuscire a streamare da Switch e più la mia webcam. Quindi, se avete consigli, datemene. Intanto, niente, vi lascio e comincerò a fare una serie di prove in modo da poter essere presente quanto prima possibile in streaming. Ce li siamo meritatissimi. A fra poco.